con questo video riprendiamo il discorso sulle proiezioni ortogonali di figure ribaltate sui tre piani principali. Sistema questo che consente di disegnare in proiezioni ortogonali figure, per esempio, inclinate rispetto ai piani di riferimento. E allora, utilizziamo il nostro solito modellino. Immaginiamo di avere un triangolo, in questo caso un triangolo isoscele, ma potrebbe essere un triangolo di forma qualunque, appartenente a un piano alfa. Il piano alfa potrebbe essere inclinato di 45 gradi rispetto al piano orizzontale e al piano laterale, ed è ovviamente perpendicolare al piano verticale. Il triangolo ha il suo asse di simmetria parallelo al piano verticale e si troverà a una distanza definita dal piano orizzontale al piano verticale. Naturalmente il piano alfa intersecherà i tre piani di riferimento secondo delle linee che chiamiamo tracce e che sono T' alfa, questa linea, T' alfa e T' alfa. Bene, per disegnare in proiezioni ortogonali questo triangolo inclinato rispetto al piano orizzontale e quindi anche rispetto al piano laterale, ribalteremo questo piano alfa facendolo ruotare intorno alla traccia T' alfa che diventa asse di rotazione in questo modo. E allora ecco che il triangolo viene ribaltato sul piano verticale. Le tracce T' alfa e T' alfa vengono ribaltate sul piano verticale, le indichiamo con un asterisco. La traccia T' alfa, che è quella rispetto alla quale avviene la rotazione, resta nella sua posizione iniziale. Ebbene, facendo questa operazione riusciremo a disegnare le tre proiezioni del triangolo sui piani orizzontale, verticale e laterale. E vediamo allora come procedere. Disegniamo innanzitutto gli assi di riferimento. E allora l'asse orizzontale, la linea di terra, poniamola a una distanza di 8 cm dal margine inferiore della squadratura. Stiamo disegnando su un foglio di formato 24 x 33 cm. Quindi linea di terra. L'asse verticale lo poniamo a una distanza più o meno di 10 cm dal margine destro della squadratura. Allora qui abbiamo la linea di terra che comprende gli assi X, Y', l'asse Y, l'asse Z, l'origine degli assi. Disegniamo il piano alfa. Poniamoci a una distanza più o meno di 9 cm dall'origine degli assi e tracciamo con la squadra che ha gli angoli di 45 gradi questa linea che rappresenta proprio la traccia T' alfa del piano alfa sul piano orizzontale. E quindi possiamo disegnare la traccia del piano alfa sul piano orizzontale e la traccia sul piano laterale. Ricordiamo naturalmente che qui abbiamo il piano orizzontale, il piano verticale e il piano laterale. Allora, il triangolo si trova su questo piano alfa. La sua proiezione sul piano verticale sarà contenuta in questo piano che è rappresentato da una linea, quindi la proiezione del triangolo sul piano verticale sarà un segmento di lunghezza pari alla maggiore altezza del triangolo. E allora disegniamo il piano alfa ribaltato sul piano verticale. Ribaltiamo T' alfa sul piano verticale e diventa quindi questa linea che indichiamo con T' alfa stellato. E ribaltiamo la traccia T' alfa sul piano verticale e diventa T' alfa stellato. Posizioniamo il triangolo sul piano alfa. Poniamoci a una distanza più o meno di un paio di centimetri da questa traccia e disegniamo questa linea. Poniamoci ancora 2 cm da quest'altra traccia e quindi individuiamo questo punto, che sarà un estremo della base del triangolo, che ha lunghezza 6 cm. Quindi indichiamo questo segmento di lunghezza 6 cm e la sua metà che è a 3 cm da questo punto. E
Possiamo allora tracciare l'asse del triangolo e su questo asse individuiamo la lunghezza di 8 cm. Questo punto va unito con gli estremi della base del triangolo. Ecco, questo è il triangolo, i cui vertici possiamo indicare con A, B e C. Il triangolo ribaltato sul piano verticale. E allora possiamo indicare subito la proiezione del triangolo sul piano verticale. Basta proiettare i vertici in questo modo. Qui abbiamo già la proiezione. E questo segmento rappresenta proprio la proiezione del triangolo ABC sul piano verticale. Naturalmente qui abbiamo in proiezione il vertice C' e qui A' coincidente con B'. Bene, proiezione del triangolo sul piano orizzontale. Proiettiamo questi punti A e B sull'asse T secondo alfa stellato e anche il punto medio della base. E questi punti vanno ribaltati su questo asse, dal momento che questo asse T secondo alfa stellato e T secondo alfa coincidevano prima del ribaltamento. E quindi centro in questo punto e possiamo disegnare questi archetti. Proiettiamo dunque questi punti in questo modo, questi tre punti, e proiettiamo giù i vertici, le proiezioni dei vertici A e B e C. Abbiamo allora i vertici C secondo, B secondo ed A secondo, che possiamo unire. Ecco, questa è la proiezione del triangolo sul piano orizzontale. Passiamo al disegno della proiezione del triangolo sul piano laterale. E allora, prolunghiamo queste linee di costruzione, centro nel punto O e ribaltiamo questi punti sull'asse Y'. Proiettiamo queste proiezioni dei vertici sul piano laterale, in questo modo, e proiettiamo su questi punti. Abbiamo le proiezioni dei vertici C, B, però con tre apici siamo sul piano laterale, ed A. Vertici che possiamo unire. Scritte. Ecco, abbiamo dunque disegnato le proiezioni ortogonali di un triangolo isoscele appartenente a un piano alfa inclinato di 45 gradi rispetto al piano orizzontale e perpendicolare al piano verticale, con il metodo del ribaltamento. Possiamo fermarci qui, buon lavoro.